Ciao a tutti, bentornati qui sulla North Frisian Mars. Se vi ricordate, nell'ultima puntata mi trovavo su un John Deere un pelo più piccolo di questo in direzione campo 41. Infatti sono arrivato al 41, ho cambiato il trattore, ho preso questo un pelo più grosso perché adesso ci attacchiamo 29, contratto finito, bene. Ci attacchiamo il raccogli erba, qua come si chiama, ricordo, il cassone, quello che raccoglie l'erba, e ne portiamo un bel po' in fattoria direttamente, così almeno ce la teniamo buona. Invece di fare le balle sto giro qua, niente bolts, di uno facciamo fieno e dell'altro facciamo erba. A proposito, che ci ho pensato, aspetta un attimo perché ho messo il big hammer in funzione, però a tagliare mi fa di nuovo l'andana. Invece io non voglio l'andana, ma voglio che lo fai per intero. È vero che alla fine non cambia chissà che cosa, ma tanto vediamo un po'. Allora, era qui? Sì. Fammelo così perché... Dove vai? Così dopo faccio del fieno. Ok, tu hai finito? No. Qua, altre missioni? Mission fertilizer, niente. In poche parole, era l'unica che c'era e l'abbiamo fatta. Stati lì fin quando non ho bisogno di te. Poi dopo ti vengo a cercare. O se non trovo niente lo vengo a cercare prima, così lo riporto in base. Intanto abbiamo da fare questo e facciamo questo. Allora, ho comprato l'altra imballatrice, però se sapevo non la compravo, ma tanto abbiamo bisogno più avanti. Adesso noleggiamo un cassone. Sì, adesso inizialmente lo noleggiamo perché non abbiamo bisogno di tutta sta roba qua. Fatto il pieno una volta qui e poi per un po' abbiamo finito. Ed eccolo infatti dov'è. L'avevamo già preso nella puntata precedente ed ecco, finalmente lo vediamo almeno in diretta. Allora, il primo giro lo faccio io perché voglio scaricare un qualcosa dentro al alla stalla. Il resto poi lo facciamo fare a Cusplay Autodrive, che scarichiamo direttamente dentro il nostro silos. Ok. Potremmo già caricare il percorso nel frattempo, così dopo ce lo troviamo già pronto. 10 big M carica e attiva. Ok, almeno questo già è fatto. A volte ci sono dei lavori su questa, su questo gioco qua, sono abbastanza relax, questo è uno di quelli relax al 100%.
A un momento andavo contro il contro la cosa, le cose chiamo contro lo steccato. Allora, vediamo come sono messi gli aiutanti. Allora, uno funziona, l'altro funziona, l'altro funziona. Beh, gli aiutanti sono a posto. Le nostre produzioni funzionano, il che significa che per adesso non abbiamo altro da fare che infilarci qua. Cioè, finire qua di fare, di raccogliere sterba qua, fare le balle, direi che per adesso va bene così. Ma benzina come siamo messi? Beh, direi che prima che attiviamo Autodrive e Courseplay gli facciamo il pieno. Dai, quasi pieno. Beh, un giro per riempirsi, quasi, dai. Eccoci qua, ho dovuto abbassare un pelo il volume perché era troppo alto. Si è riempito benissimo. Allora, prima cosa proviamo a scaricare nella stalla direttamente delle mucche, almeno quella ce l'abbiamo piena. Il resto lo mettiamo nel nostro silos, così quando abbiamo bisogno ce lo troviamo. Per questo giro qua non facciamo le balle. Ok. Boh, ci siamo entrati benissimo. Ops, qua c'è il... Vediamo quanto scarica. Boh, la prende tutta? No, ok, infatti immaginavo che sarebbe un po' troppo. E queste perché sono tutte ferme? Boh. Allora, questo nel silos, poi facciamo l'ultimo pezzetto che avevo lasciato lì di quell'andana lì. E il resto poi lo facciamo fare a Courseplay. Visto che sono qua, controllo anche il percorso. Vediamo dov'è il punto di scarico. Siamo troppo vicini. Direi che lo tiriamo un pelo avanti. Qui. Sì. Allora, dove avevamo finito? Beh, iniziamo qua dove c'è l'ultimo pezzo qui e dopo
Dopo se la vede lui, spegniamo intanto questo. Perché noi dobbiamo andare a raccogliere le balle sul 41. Non è che non abbiamo niente da fare, anzi. Abbiamo da fare tantissimo. La differenza però del Farming Simulator 19, ho notato che quest'anno dove è dove ha, diciamo che il gioco ha buttato via la calce, lo vediamo, vedete un po' prima invece intanto non lo facevo mai. Secondo me non erano né calcificati né arati. Adesso di preciso non me lo ricordo tutto al 100%, ma di calce sicuro non ce n'era. E allora, tu qui vai bene. Ok, adesso impostiamo pure qua. Carica il campo 10. No, questo è parcheggi. Beh? Ah sì, ho smesso perché ho toccato qua. Vabbè. Allora, fai il primo giro o già fai il secondo? Sì, va bene. Dovrebbe fare già il secondo. Vediamo se inizia col secondo e dopo passiamo alle nostre balle. Ok, lui è a posto. Oh, qua questo le ha fatte. Beh, quasi alla fine, no? Quasi alla fine, no? Ma poco ci manca. Sì, accenditi. Ci stiamo con un pieno, sì, prendiamo quelli, dai. Prendiamo questi qua. E dai. Dai che ne mancano 6. E dobbiamo arrivare di nuovo in fondo perché qua sono finite. 1 e 2 meno 3 ok. Voglio vedere qua una cosa però. Sì, un altro viaggio qua a destra, a sinistra lo possiamo mettere giù, poi il resto lo mettiamo a destra. Oh oh, poi indietro, un altro po'. Ok. Sì, sembra finta. E lo tiriamo via questo. E qui un pieno lo facciamo.
336. No, un pieno non ce la facciamo. Niente pieno. Ops. Up. Ah, niente, fa niente. Facciamo il prossimo giro. Non è un problema. Tanto qua ancora delle balle ce ne vengono fuori. Ok. Allora, c'era l'Electricos. Dov'è l'Elettrico? Eccolo qua. L'Elettrico è qui. E noi abbiamo bisogno proprio di lui. Perché... questo sarebbe da comprare. È più nuovo del mio. Ma se spendo 50.000 non ho più un centesimo. Ma se vendo il mio prendo 80.000, recupero un trattore nuovo e mi rimangono 30.000. Ma vediamo, entro fine giornata? Perché secondo me a fine giornata va via dalle offerte, no? Ci dobbiamo pensare e agire entro, cioè, entro fine serata, prima di che chiudo il giorno qua, ci penso. Anche perché quello mio ha 30 e passa ore, questo ne ha 6. Quasi 6 volte tanto. Ora io in Voltafieno ce l'avevo, sì, dovrei averlo però, perché mi sembra che qualche missione da Voltafieno le abbiamo fatte. No, no, c'è, c'è. Lop, dov'è? Qua no. E neanche qua. Ah, eccolo dove è parcheggiato. Dove? No, devo dare una sistemata qui e parcheggiare tutti i mezzi, perché così almeno ho un posto dove, nel momento in cui cerco qualcosa, la trovo subito. Perché così ogni volta è un casino. Boh. Ma vedremo, dai. E magari sto fine settimana che ho un po' di tempo, ci provo. Se trovo un po' di tempo. Questo dovrebbe essere non alla fine, ma un poco ci manca. Vediamo. Sì, sì. Beh, io potrei iniziare intanto a fare un paio di giri, tanto non penso che gli diamo del fastidio. Ma dov'è? Dov'è? Ma infatti non lo vedevo in giro. Allora, dove? Facciamo così. Facciamolo noi, tanto ci vuole 2 minuti con questa velocità che ha lui qua.
Big M, Big M è un bel attrezzo, va un pelo troppo veloce per i miei gusti, perché 30 all'ora taglia l'erba non li fa secondo me nessuno. Ma questo è moddato, il che significa che dovrei vedere quello originale quanto fa e tirarlo un pelo giù. Sì, forse sarebbe il caso. Secondo me la velocità di lavoro è intorno ai 20, che non è neanche piano, però non è i 30 all'ora. Vabbè, abbiamo questo e sfruttiamo questa velocità, poi dopo vediamo. Whoop. Ok, gli ultimi due giri qua e un paio di giri là sotto e poi abbiamo finito. Se cercavo il punto dove farlo ripartire, magari sbagliavo punto, facevo tutta un'altra cosa, ci mettevamo più di quello che ci abbiamo messo noi a farlo in cosa? Un minuto? Una cosa del genere? Un minuto e mezzo, anche due, dai. Facciamo l'ultimo pezzo là sotto. Anche qui è andato un ritorno. Ok, dai, finiti. Wow, altro giro qua. E poi ti mando sul 74. Adesso vedo. Comunque probabilmente qualcosa la farò off screen, perché altrimenti qua è tutta una balla, perché significa che diventa a lungo un po' noioso. Ok. Wow, che curva. L'unica cosa che ci dobbiamo ricordare è di metterlo di nuovo con l'andana quando arriva là. Anzi, 74. I percorsi mi sembra che sono registrati, vero? Sì. Allora, adesso così non lo posso andare a modificare. Scaricamento andana, perfetto. Allora, facciamo il 75. No. Ok, tu puoi andare. Cosa ha preso? Il campo quello lì? Beh, questo è un pelo più lento, ancora di quello. Ma io gli faccio fare il primo giro. Ma altra roba non ho da fare, il che significa che... Cosa sta facendo? Ha preso la strada? Sì, l'ha presa. Thank you.
Ok. Beh ragazzi, direi che qua me lo finisco off screen e ci vediamo poi magari nella prossima puntata, dove andiamo a raccogliere qua il fieno. Finiamo di raccogliere l'erba di là, facciamo le andane qui e raccogliamo un po' di fieno anche qua. Ragazzi, appuntamento al prossimo video, un salutone, ciao!